Sta per succedere che facciamo l'ennè, ovvero, o meglio, la polvere tintoria. Io, come sempre, lo specifico, dico ennè per semplificare, perché nel linguaggio comune è chiamato così, però sono polveri tintorie. In questo caso stiamo facendo quello della Cadì con la colorazione castano scuro e come polvere tintorie al suo interno, un attimo che ve lo dico. Indigofera tintoria, lausonia, emblica, eclipta alba e azzardiraccia indica, non riesco a pronunciarlo bene. Cadì si trova sul Coverde, si trova su altri shop online, si trova in alcuni negozi, si trova su Amazon abbastanza agevolmente. Adesso costa abbastanza, costa tra i 12 e i 14 a seconda di dove si compra, però con 100 grammi non è che ci fai una volta sola. Io ho detto che ho capelli lunghi, ne ho abbastanza e comunque ci faccio tre applicazioni, per cui io ho già fatto dei video sull'ennè molto vecchi, però sono tuttora visti e tuttora validi. Questo diciamo che è un po' un aggiornamento, più che altro la polvere tintoria di per sé non è che sia cambiata in questi anni, sono cambiati i miei capelli. Ora è sera, la luce è quella artificiale, quindi io non lo so, però immagino che si possa vedere un pochettino il fatto che io ho molti capelli bianchi, perché ho 43 anni e quindi già a 20 iniziavo ad avere i primi capelli bianchi, figuratevi un po' adesso che cosa posso avere. In più, ci sono anni, un paio d'anni, anche quasi tre, in cui io avevo abbandonato l'ennè, ho ricominciato a usare solo le tinte chimiche, quelle tradizionali. E si vede, vedete qua, parte uno stacco, il capello qua è, vabbè, la luce non è proprio l'ideale adesso, però sì, si vede abbastanza. Il capello da qua in poi è ancora scuro perché ci sono ancora i residui, il colore, insomma, della tinta quella tradizionale, artificiale, quella castano scuro. Da qui in su, invece, è il momento in cui io ho ricominciato, dopo 2 o 3 anni, a rifare le polveri tintorie. E quindi c'è tutta una stratificazione di polveri tintorie, sempre di queste qua della HD, in più c'è la ricrescita, quindi è abbastanza un casino, diciamo, casino per modo di dire, nel senso che non è nulla di grave, però il colore non è di certo uniforme. Quindi, che cosa succede se tu ti fai la polvere tintoria con questi casini sulla testa, con molti capelli bianchi, con insomma residui di colore chimico di anni? Che cosa succede? Lo vediamo. Ora, l'attrezzatura è sempre quella. Allora, io al momento ho 2 cuffiette. Questa è quella biodegradabile che trovi nella confezione della polvere tintoria. Non tutte le marche mettono nella confezione guanti e cuffietta, Cadì lo fa. Poi ho un'altra cuffietta ulteriore, questa l'ho comprata in un negozio asiatico, diciamo, l'ho pagata 1 euro e questa è ovviamente riutilizzabile. È un pochettino più spessa, un pochettino più resistente, io ne metto due, quindi io con questa io sono sicura che ci posso andare a dormire, cosa che farò perché in questo momento sono le 11 di sera, posso andarci a dormire, posso tenerlo su quante ore voglio, che non rischio di macchiare cuscini, cose varie, quindi insomma questa più questa. Un paio di guanti, anche qui in questo caso erano presenti nella confezione, ma io comunque ho un pacco di guanti di lattice e eventualmente posso anche usare quelli. Una scodellina, mi raccomando, utensili, pennelli, eccetera, o plastica o legno, qualsiasi cosa che non sia metallo, perché altrimenti si crea una sorta di reazione chimica di ossidazione, non va bene. Una spatolina, un pennellino, quelli classici da tinta. Io ho anche un termometro che però in questo momento non trovo, l'ho cercato per mezz'ora. È un termometro quello per alimenti insomma, quello fatto apposta, che io l'ho comprato apposta per l'ennè e io, combinazione, non riesco a trovarlo da nessuna parte. Vabbè, uscirà fuori fra 5-6 anni probabilmente. Comunque, se ne può anche fare a meno, io per tanti anni non l'ho usato. Comunque, in questo caso specifico c'è tutta una spiegazione, adesso vediamo se riesco a trovarla velocemente. In inglese, in italiano, in altre lingue magari, sulla temperatura. Se desideri una tonalità particolarmente fredda o cenere, scegli una temperatura dell'acqua di 50 gradi. Più a lungo il tempo di posa delle tonalità bionde, più caldi saranno i riflessi. Quindi lui dice: più l'acqua è calda, e più verrà fuori il rosso, il ramato, la colorazione calda. Però comunque,
se tu non la vuoi calda, non è che può essere fredda, deve essere almeno 50 gradi, quindi minimo 50 gradi, da 50 gradi in su, più su vai e più sarà rossa. Tenete presente che, a parte questi 2 anni di pausa, sono 10 anni, anche un po' di più, che uso le polveri tintorie, quindi ormai il termometro era proprio una roba in più, cioè ormai la sento l'acqua come va messa, cioè come va scaldata, lo so un po' a memoria. Che cosa faccio adesso? Vi metto qua nelle schede un video molto utile che avevo fatto qualche anno fa sui 10 consigli per chi vuole usare le polveri tintorie, 10 tips, diciamo. È ancora assolutamente valido. Cosa vado a fare adesso? Vado a lavare i capelli. Uno shampoo molto grossolano, perché non è che siano sporchi, però per lavare eventuali sebo della cute, residui di gel, lacca, cose, schiume, profumi per capelli, eventuali cose che ci ho messo sopra in questi giorni, non me lo ricordo. Sicuramente un po' di sebo sulla cute ci sarà. Quindi uno shampoo senza troppe finezze, diciamo. Torno qua con i capelli umidi, nel frattempo preparo il bollitore con l'acqua bella calda, che la userò poi come una sorta di bagnomaria, dove appoggerò la ciotolina, la farò galleggiare nel lavandino bagnomaria nell'acqua calda, in modo che la pastella rimanga calda. Lo vediamo tra poco, ci vediamo tra un secondo. Ok, i capelli non devono essere grondanti d'acqua, devono essere tamponati. Tenete presente che sta roba ve la dovete tenere sulla testa dalle 6 alle 8 ore, non tenetela di meno, ma puoi tenerla anche 2 ore, no, tenetela se possibile 6, se anche 8. Quindi non devono proprio grondare acqua, perché altrimenti dopo un po', col calore della cuffia, l'umidità e tutto, vi scende tutto sul collo e sulla schiena, ok? Ora che l'ho lavati si vede molto di più. Vedete la quantità di capelli bianchi, provo anche a cambiare la luce, vedete, comunque si vede abbastanza, dai. Mi dispiace, non posso farlo di giorno questa roba qua, perché poi dovendo me la tenere 6 ore, 8 ore, devo farla la sera, dormirci, perché sennò poi non posso scendere giù, capite, no? Questo rumore è, sto facendo scorrere un filo d'acqua per farla diventare calda, di modo da averla poi pronta. Allora, come mi organizzo qua? Mi organizzo innanzitutto che mi metto i guanti. E non sto a perdermi in 10.000 dettagli, perché vi dicevo, vi rimando a quel video lì con i 10 consigli, perché sennò veramente qua diventa una roba lunghissima e anche noiosa. Quello che vi posso dire, prima che continuate a vedere il video, tenete presente che se volete un risultato uniforme, super uniforme, pensando di avere effetti come con la tinta chimica, se avete i capelli bianchi lasciate perdere, non fatelo né. Se siete di quelle che persone, oddio, ho un capello bianco, è una tragedia, devo correre immediatamente a spendere tutto il mio stipendio dal parrucchiere, perché non è accettabile che io stia con 2 capelli bianchi, se siete così lasciate perdere, non fatele né, comprate la tinta della L'Oreal, perché non ha quell'effetto lì, ok? Se volete i capelli super lucenti, con effetto silicone, effetto che sembra che l'avete immersi nell'olio e che fanno swish swish come la pubblicità della Pantene, non fatele né. Non sto prendendo in giro nessuno, cioè è una constatazione. Sto evitando di farvi perdere tempo, ok? Non sarà mai, per quanto sia buono l'enne, per quanto voi diventiate abili, ma non avrete mai quell'effetto lì. Se avete capelli bianchi, se non avete capelli bianchi è tutto un altro discorso. Se non avete capelli bianchi, intanto innanzitutto vi invidio, secondo rimarrà il vostro colore, l'enne riterrà dei riflessi che piano piano svaniranno, cioè tutto molto semplice. Capello bianco fa sì che il risultato non sia uniforme, perché l'enne copre, ma sul capello bianco risulterà un mezzo tono più chiaro rispetto al resto dei capelli non bianchi, indipendentemente da che colore voi facciate, a meno che non siate proprio bionde, non facciate un enne biondo, ma è un'eventualità molto rara, mi rendo conto. Allora, apro la bustina. Io con una confezione faccio 3 applicazioni, questo significa che metto un terzo di bustina nella ciotolina, un po' meno di un terzo, perché poi vado ad aggiungere e ad usare anche un po' gradatamente nel caso io avessi messo magari troppa acqua, capito? Cerco di fare un po' attenzione, perché se metto troppa acqua non va bene, dopo devi aggiungere polvere.
perché altrimenti ti cola tutto. Adesso acqua dal bollitore, acqua bella calda, tiro sul tappo del lavandino. Questo lo faccio per fare in modo che la pappetta, l'impasto, diciamo, rimanga caldo. Allora, controllo l'acqua del rubinetto, faccio un attimo così perché sarà un minimo raffreddata. Aggiungo poca poca acqua alla volta e man mano mescolo, come se stesse facendo un impasto di una crema o qualcosa del genere. La consistenza deve essere simile a quella di un yogurt e non avere grumi. L'acqua si è raffreddata troppo, nonostante io l'avessi lasciata perché si è raffreddata in questa maniera. Allora, sapete cosa? Io prendo direttamente un po' d'acqua da qua sotto, cioè da quella che era del bollitore, mischiata con quella fredda che è uscita adesso, che era calda. E piano piano mescolo delicatamente. È una cosa che richiede tempo. Ora io sto facendo anche un po' di fretta perché ci sto facendo il video, non è che posso stare qua 7 ore, cioè anche quasi mezzanotte tipo. Però è una cosa che richiede tempo, richiede calma, poi dovete pulire tutto, poi te lo devi tenere su 8 ore, poi il risultato comunque non è come quello della tinta, per cui, cioè, prima di stare a buttare soldi, valutate bene se è una roba che può fare per voi. Prima di buttare soldi, puoi dire: ma no, non mi piace, ma cosa, ma non copre mica i capelli bianchi. Io ve lo sto dicendo prima, cioè, ora qualcuno di voi sta dicendo: ma allora perché tu lo fai? Io lo faccio perché mi sono rotta le balle di mettermi ammoniaca sulla testa, perché non mi piace il colore che lascia la tinta classica, chimica, artificiale. Io i capelli castani faccio colore castano, non è che posso fare biondo, platino, cioè, a parte che non mi starebbe per niente bene. Però non lo so, lo trovo così spento, così naturale, poi non posso e non voglio andare dal parrucchiere ogni 2 settimane che mi faccia la tinta lui, che me la fa figa con i super riflessi, non posso e non voglio. E quindi l'alternativa è sta roba qua. Le tinture, quelle così chiamate naturali, senza ammoniaca, tipo bio, capo, come cavolo si chiamano, non mi ricordo, le ho provate. Ma a parte che sono abbastanza care, sinceramente, e calcolate che è una ricrescita velocissima, quindi io ogni 2 settimane circa dovrei fare la tinta, cioè quelle lì costano tipo 15 euro l'una, cioè francamente non... anche no. Aggiungo ancora un cicinino di acqua, mi raccomando, ecco, ho schizzato un po'. E mettetevi ovviamente una maglietta che anche se si macchia non ve ne frega niente, questo è molto importante. Attenzione a eventuali marmi o cose che avete in bagno che si possono macchiare. La ceramica del lavandino non rimane macchiata, si lava via, magari dipende anche dal tipo di ceramica, tendenzialmente, insomma, in tutte le case che ho vissuto in questi anni non ho avuto problemi. Però magari fate una prova prima, perché comunque si sporca abbastanza, è inevitabile. Ok, tipo yogurt, tipo crema pasticcera. Poi man mano che lo mettete sulla testa potete anche spruzzare. Io ho uno spruzzino per aggiungere un po' d'acqua se vedo che si sta asciugando troppo la testa o la pasta mi sembra troppo, cioè quello poi è andato un po' a sensazione, no? Calcolate, voi dovete calcolare che sulla testa sta roba vi deve rimanere umidiccia, bagnaticcia, ma non troppo. Quindi questo deve essere. Poi dovete calcolare che per 48 ore possibilmente sarebbe meglio non lavare i capelli, cioè li sciacquate ovviamente. Io fra 8 ore domani mattina sciacquo tutto, tolgo tutto con l'acqua tiepida, ma cercherò di non usare sapone perché è meglio così, perché il colore si attacca meglio, prende meglio, si insomma diventa più intenso. Però questo che cosa comporta?
che per 48 ore voi sì, avete tolto la pastella e tutto, non avete più il lenne sui capelli, però non avendo usato sapone rimane comunque uno strato ruvido che vi rende i capelli molto ruvidi, si sente l'odore e potrebbe esserci delle macchioline sul cuoio capelluto, cioè una cosa che valutate se potete farlo. Perché se, che ne so, avete un evento importante o dovete andare in ufficio a fare una riunione o cose del genere, in quel caso lì magari probabilmente non è il caso, nel senso che fatelo magari in un altro momento, ecco, in cui sapete che per 48 ore potrete avere i capelli anche un po', diciamo che odorano molto di erbe e che sono un po' spessi, un po' grezzi, un po' in disordine, tra virgolette, ok? Poi naturalmente uno può anche decidere di sciacquare, lavare via quel sapone tutto dopo 8 ore, certamente lo puoi fare, però è un po' un peccato, un po' sprecato, perché il risultato sarà molto meno intenso rispetto a lasciarlo, diciamo, lì a fermentare, a pigmentare il tuo capello per quel tempo lì, ecco. Benissimo, ora la polpetta è pronta. Ok, questa è la consistenza. La metto qua nel lavandino, c'è l'acqua calda, vi ricordo, così rimane tutto abbastanza caldo. Io però lo spruzzino nel dubbio lo riempio, perché magari mi serve spruzzare un po' di acqua sui capelli, perché i miei capelli si asciugano subito, trattengono molta acqua. E come lo vado a mettere? Lo vado a mettere come una tinta, cioè siccome ho la ricrescita bianca, metto spennello su tutta la ricrescita prima e poi alla fine metto anche su tutto il resto dei capelli. Il fatto di metterlo sulla ricrescita prima non è per una questione di tempistica come con la tinta tradizionale, ma solamente per una questione di praticità. Ovviamente potete anche metterlo con le mani e fare proprio spatasce, 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 massaggiare e va bene lo stesso. Diciamo che io così sono un pochino più precisa, nel senso che mi sembra di coprire meglio dove va più coperto, perché comunque poi io ho la ricrescita bianca, però vedete che oltre alla ricrescita c'è comunque una parte di capelli dove comunque lenne ha stratificato, cioè se fosse andato via in maniera uniforme, io adesso dovrei avere la ricrescita, i capelli bianchi più o meno fin qua. Così non è, perché comunque un po' ha stratificato in questa parte, se capite cosa voglio dire. Adesso io metto tutto su, che bella immagine, ci rivediamo tra 10 minuti più o meno. Ok, bellissima. Pulite subito la pelle, le braccia, quello che c'è da pulire, pulitelo subito, ma soprattutto la pelle, perché poi insomma inizia a essere un po' problematico togliere le macchie. Io ho messo la cuffietta, si toglie con un detergente, cioè finché è bagnato si toglie, quando inizia ad asciugarsi dovreste poi dover sfregare molto. Seconda cuffietta. Allora, se ci andate a dormire, tenete presente che soprattutto le prime volte, se non siete super pratiche, potrebbe essere che magari per sbaglio, così l'avete fatto leggermente troppo liquido, subito non sembra, però poi durante la notte, gocciolina che scende sul collo. Quindi se ci andate a dormire le prime volte, magari mettete un vecchio asciugamano o qualcosa di vecchio sopra il cuscino, di modo che non ve lo macchi, se avete delle federe magari buone, che ne so io. Però tenete presente questa eventualità, a me è successo e quindi da quella volta lì, insomma, metto sempre una fodera che non sia troppo bella, troppo ricamata, troppo costosa, che cavolo ne so, però insomma, avete capito. Comunque, tendenzialmente va via un po' su quasi tutto, da quasi tutto, ma non da tutto, ecco. Bene, ora io che cosa faccio? Niente, pulisco tutto sto casino, tenete anche presente che sporcate, quindi se lo volete fare sappiate che poi dovete pulire tutto. Ci vado a dormire domani mattina, però
riprenderò il video quando l'ho già tolto dalla testa, perché è inutile che vi faccio vedere come lo sciacquo con acqua tiepida, appunto, sfregando appena appena in modo da sfregando, massaggiando bene, delicatamente il cuoio capelluto in modo da eliminare eventuali residui o grumi che si possono essere formati, che possono rimanere sulla cute, ok? Però senza il sapone. E niente, noi ci vediamo domattina. Ciao, per voi fra qualche secondo, per me domani mattina. Buongiorno, è il giorno dopo. Questo è il risultato. Scusate, sono un po' unta perché nel frattempo che si asciugavano i capelli ho fatto un po' di maschera, un po' di crema. Adesso andiamo anche alla luce naturale. Allora, come vedete, dove i capelli erano bianchi, il colore sì, c'è, però è più chiaro rispetto al resto dei capelli, perché l'abbiamo già detto un miliardo di volte, insomma, non è la stessa cosa come le tinte, quelle tradizionali, naturali, eccetera. Adesso io non sono pettinato, ho lasciato asciugare i capelli così all'aria. Andiamo alla luce naturale, così vediamo meglio. Luce naturale, capelli spettinati, ma comunque. Allora, nei prossimi 24-48 ore il colore si intensificherà, quindi risulterà più intenso rispetto a quello che vedete adesso, però vedete che c'è differenza, ok? La polvere tintoria ha fatto il suo dovere e tutto, però non possiamo aspettarci una copertura uniforme. Adesso andiamo in cucina per alcune considerazioni finali e poi finalmente chiudo il video, che vi avrò già rotto le scatole abbastanza, mi sa. Ma dimenticavo di dire che questi sono i capelli sciacquati, non lavati. Ok, adesso è dritto. Quindi insomma si vede, sono un po' gonfi, sono un po' ruvidi, sono un po' grezzi, sono un po'... non sono meravigliosi, però ci puoi comunque andare in giro. Ok, l'unica cosa, si sente molto l'odore di polvere tintoria, se a uno non piace, forse qua si vede un po' meglio. Io ho utilizzato quella castano scuro, ripeto. A me tutto ciò non dispiace, è una menata assurda, cioè io stanotte non è che ho dormito benissimo con questa cuffietta, con questa pappetta bagnata sulla testa, quindi sembra che io vi voglia scoraggiare. In realtà, come ho detto a inizio video, voglio evitare di far spendere soldi inutilmente, perché è una cosa complicata, cioè poi il risultato può piacere, può non piacere. A me piace pensare l'idea di prendermi cura di me stessa, della mia pelle, dei miei capelli, del mio corpo con le erbe, ok? Questo è il motivo principale in assoluto, di cui probabilmente non ho mai parlato e che non approfondisco, per il quale uso prodotti cosmetici con ingredienti naturali. A me questa idea piace da matti, tant'è che sono, cioè, sono 10 anni che vado avanti. E quindi, nonostante tutte le rotture di scatole che questo comporta, ok? Però ecco, insomma, fate una valutazione. C'è un riflesso che dà sul rosso, che dà sul mogano, e quello, a meno che non fate la polvere tintoria nera, pura nera, un riflesso che dà un po' sul rosso, sul mogano ce l'avrete sempre, perché è così. Qualsiasi erba voi usiate, a meno che non sia appunto quella nera. E questo è tutto. Se ci sono domande, cose, insomma, come al solito ci sentiamo nei commenti. Io spero, mi sta andando giù la voce, spero che questo video vi sia utile in qualche maniera e niente, proseguo per la mia giornata. Non fa benissimo tenere 8 ore quella roba sulla testa. Ah, molto importante, ultima cosa, uno potrebbe pensare, ma perché a differenza della penne, quello che si fa sulla pelle, quello che si fa nei disegni sulle mani, no? Che quello lì lo devi proprio far asciugare, far seccare. Perché non si fa la stessa cosa sulla testa? Che così magari il colore potrebbe, sì, avrebbe senso, ma non lo si fa. Uno dei motivi principali è perché ti ritroveresti col cuoio capelluto arancione. Immagino che questa cosa, cioè qua, dove si vede la pelle, insomma, il cuoio capelluto sarebbe arancione, marroncino, insomma, del colore, che per quello si... non si fa asciugare del tutto sulla testa, ecco. Ma non solo per quello, insomma, anche perché poi la pappetta, la miscela è diversa, le erbe sono diverse, insomma, tutta una serie di motivi. Però calcolate anche che... Allora, io sui video, quelli vecchi dell'Enè della Cadì, ricevevo ancora adesso, mi arrivano, ma non è vero, non si fa così, invece devi fare cos'ha, ma invece no, li devi lavare, no, no, non è vero, non è vero. Allora,
non abbiamo tutti gli stessi capelli, c'è chi ha i capelli più porosi, c'è chi li ha meno porosi, c'è chi si trova meglio con le unghie un po' più freddo, chi con le unghie un po' più caldo, chi lo lascia in posa un quarto d'ora e già colora, chi no, perché non abbiamo tutti gli stessi capelli, cioè non è che c'è proprio uno standard, soprattutto non siamo indiane, la maggior parte di noi non ha assolutamente i capelli come le donne indiane. E quindi non ci si può neanche aspettare lo stesso risultato, cioè le polveri tintorie sono state, che io sappia perlomeno, insomma, è una cosa che viene dalle donne indiane. Come fanno i capelli le donne indiane? Se tu sei con sembianze scandinave e c'hai capelli fini fini e biondi biondi, tu pensi che puoi avere lo stesso risultato? Ovviamente no, perché i tuoi capelli sono diversi, quindi lì poi uno si deve anche regolare un po' in base appunto al proprio tipo di capelli. Basta, ho parlato anche troppo. Questo è tutto. Io vi ringrazio, vi bacio, vi abbraccio e vado a mangiare.